Grazie a te, Signore, ti benediciamo, Signore. Vogliamo metterci insieme tutti per lodare, per onorare il Signore. Vogliamo onorare il Signore alla grande, lasciare tutte le altre cose e predisporre i nostri cuori. Noi non possiamo fare granché per ricevere il Signore. Possiamo fare qualcosa però, aprire i nostri cuori e dire: sono qui, aperto, aperta a te, perché desidero la tua presenza nella mia vita. Ci vogliamo mettere insieme, vogliamo cantare un bel canto, lo lodiamo, lo benediciamo, lo glorifichiamo, lo innalziamo. Entriamo nella sua presenza con ringraziamento e con lode. Ringraziamolo, benediciamolo, perché è un giorno speciale anche oggi, perché egli ci dà la vita. Ci dà la gioia di poterlo servire e noi lo vogliamo fare con tutto il nostro cuore. Avete un canto? 466. Numero 466. Gloria al Signore. Canta insieme con noi. Non è un canale di spettacolo, è un canale di cercare Dio, metterci insieme per onorare Dio. La partecipazione attiva. Se no ti passa la voglia, lo devi spegnere, mentre se ti attivi per cercare il Signore, allora c'è qualcosa di speciale che il Signore fa nella tua vita. Perciò guardiamo più verso l'alto, verso Dio, che tra noi e noi. Andiamo al Signore insieme con questo canto che dice: glorioso è il nome di Gesù, prezioso è per mio cuore, il solo nome che qua giù Sol salva il peccator. Amo il tuo nome, o Salvator, amo il tuo nome, o Salvator, bene supremo per mio cuor è il nome di Gesù. Sì, vogliamo onorare Gesù, lodare Gesù, benedire Gesù, perché attraverso lo Spirito Santo egli penetra nella tua vita, nelle nostre vite, e ci dà la grazia di comprendere la sua benignità quanto è grande. Alleluia. Gloria al tuo nome. Amo il tuo nome, o Salvatore.
Gesù che tutti noi salvò. Amo il tuo nome, un Salvatore. Amo il tuo nome, un Salvatore. Bene supremo per il mio cuore è il nome di Gesù. In tutta la confusione religiosa che c'è, specialmente anche in questi giorni, questa è la voce più bella che si può elevare verso il Signore. Sì, è come una voce pulita, come dice la parola del Signore, come il giglio nella valle, il giglio della valle, che in mezzo a tante spine, sto giglio che sta lì con un colore speciale, con un sapore, con un profumo speciale. Tutta la confusione che c'è, sai cosa gradisce il Signore? Che il tuo cuore e il mio cuore gli diciamo: Signore, io ti amo. Il tuo nome è prezioso, io ti seguo, io ti amo, io ti voglio servire. Tutta la confusione cade, tutti questi apparati che alla fine sono solo rumori che infastidiscono il cuore. Quando dobbiamo andare davanti al Signore in santa riverenza per dire: ti amo Signore perché tu hai fatto un'opera grande nella mia vita, perché è Lui che compie questa opera di trasformazione attraverso il potere dello Spirito Santo. Perciò innalza la tua piccola voce, fiaca, debole. Forse non si sente come i grandi rumori che ci circondano, ma viene captata dall'orecchio divino di Gesù Cristo che fa sentire la sua presenza nella tua vita mentre tu ti apri a Lui. Quando dico tu, io voglio dire pure io. Devo dire tu per dire tu, ma per dire io, per dire tutti insieme che ci muoviamo di pari consentimento, sintonizzati con un sentimento unico, quello di glorificare il Signore in sincerità, con tutto il cuore, togliere tutte le formule e far venire fuori la semplicità del nostro cuore per dire: Signore, io più di tanto non riesco a dirti, ma ti amo, voglio aprire il mio cuore a te e voglio che tu entri nella mia vita, operi in profondità nel mio essere e partecipi la tua presenza al mio cuore, ora mentre siamo tutti insieme. Cantiamo un altro canto insieme. Numero 4, 468, che dice: immensa salvezza, oceano di amore, pienezza di grazia di Cristo il Signore. Canta anche tu, è molto semplice da poter cantare. Forse è orecchiabile, le parole sono speciali. Forse devi restare qualche attimo indietro che non lo conosci, ma non perdere l'occasione di lodare Dio per la grande salvezza che Egli ha completato in nostro favore, offrendola a noi gratuitamente e riversandola nei nostri cuori mentre noi ci apriamo a Lui. Gloria a te, Signore. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Salvezza. Yes.
iniziato sentirmi vicino e pur ti ho lasciato, ma ora di nuovo ti avvicino te. La riproduzione della vita eterna che scaturisce dal corpo trafitto di Cristo. Gloria al Signore. La risurrezione e la vita da quella vita che non ha potuto spengersi perché c'era il divino nel suo essere. Gesù è il Figlio di Dio, divino, perciò non poteva morire. La carne sì, ma lo spirito no. E quello spirito vivente trasferisce nella nostra vita, tocca il nostro spirito e accende una nuova vita, che si chiama nuova nascita, che si chiama rinascita spirituale. Chiamiamola come vogliamo, la possiamo chiamare anche risurrezione, perché noi eravamo morti, cioè separati da Dio, nei falli e nei peccati. E quando la voce di Cristo ha raggiunto il nostro essere, ci ha riportati in vita, ci ha fatto riavere comunione con la sorgente della vita che è Lui stesso. Io sono la vita, io sono la via, io sono la verità. In Lui c'è tutto. Ci vogliamo alzare in piedi, vogliamo cantare un bel canto e poi preghiamo il Signore. Noi preghiamo il Signore perché invochiamo lo Spirito Santo che si abbassi in mezzo a noi. Fallo pure tu, perché Egli non solo visita il tuo cuore, la tua vita, visita il posto dove tu sei. La sua presenza santifica il luogo dove arriva. Io lo dico spesso perché a volte qualcuno non ricorda o altri non sono presenti. Il posto dove si trovava Mosè diventò un luogo sacro nel deserto, non perché era Mosè, ma perché la presenza di Dio santifica il luogo. E gli disse: togliti i calzari, perché il luogo dove tu sei è un luogo santo. Era deserto, ma c'era la manifestazione della presenza dello Spirito di Dio. Quando lo Spirito Santo si manifesta nella tua vita, che tu lo invochi, Egli santifica la tua vita, il luogo dove sei, l'area dove tu sei, perché la sua presenza cambia ogni cosa. E perciò è importante che noi entriamo nella sua presenza in un modo di essere riverenti,
non sbadati, ma con tutta la intenzione del nostro cuore per dire: Signore, io invoco la tua presenza su di me, vieni su di me, lavami col tuo sangue, purificami e voglio godere della presenza tua mentre siamo insieme per onorare, benedire e glorificare Dio. Cantiamo un canto, ne avete uno nel cuore? 625. Numero? Uno alla volta. 825. 825. Non dimenticate quello che avete chiesto prima e andiamo avanti perché dobbiamo onorare il Signore con tutto il cuore. Gloria sia resa a Dio. Mio Gesù, Signore, nessuno è come te. Per sempre ti loderò, perché tu solo degno sei, rifugio sicuro. Sempre in te troverò l'anima mia, ciò che è in me io l'ho dedicato a te. E mentre lo diciamo, spandiamo il nostro cuore davanti a Lui, come un sacrificio vivente per dire: io sono aperto a te, fai scendere il fuoco tuo santo su di me, accettami così come vengo a te, Signore. Alleluia. Gloria sia resa a te, Gesù. Nessuno è come te, per sempre ti loderò, perché tu solo degno sei, rifugio l'eternità per amare te. Gridiamo di gioia al Signor nostro Dio, tutta la terra gioisca con noi, ed il creato prostrandosi
sia Lui, grida santo è il tuo nome. Canto con gioia sapendo che in te ho grandi promesse, il tuo amore è per me. Non basta l'eternità per amare, non basta l'eternità per amare, non basta l'eternità per amare te. Alleluia, alleluia, sì Signore. Veniamo a te insieme per offrirti un sacrificio di lode che tu gradisci. Ti ringraziamo per l'occasione che ci dai di essere tutti insieme in tua presenza e siamo tutti in prima fila davanti a te per poterti offrire un sacrificio di lode, Signore, sì, perché il sacrificio più grande lo hai fatto tu dando la tua vita e noi ti possiamo solo lodare. Ti possiamo solo benedire, ti possiamo solo ringraziare, possiamo solo dire sì, vieni nella nostra vita e permetti al nostro cuore di mantenere costantemente la tua divina presenza attraverso lo Spirito Santo che alimenta il nostro spirito e diamo lode e gloria a te sotto l'unzione e la guida dello Spirito Santo. Così come siamo tutti insieme, Signore, apriamo il nostro cuore a te, dicendoti vieni nella nostra vita, vieni in mezzo a noi, vieni nelle nostre case dove siamo, vieni nel posto proprio dove noi siamo. Ti apriamo il nostro cuore e ti diciamo vogliamo sentire il tocco della tua presenza, perché quando tu vieni nella nostra vita, quando tu vieni in mezzo a noi, hai sempre delle opere speciali da compiere in nostro favore e noi ti vogliamo ringraziare perché sempre tu onori, Signore, quando noi ci mettiamo insieme per onorare te, tu ci onori con la tua presenza, compiendo opere sovrannaturali nella nostra vita. Tu ti presenti in un modo speciale, anche quando le porte sono chiuse, per te non c'è nessuna difficoltà di entrare e dire pace a te, perché la tua pace è quella che noi abbiamo bisogno. Tu conosci, Signore, quanti cuori in questo momento hanno bisogno di sentire la tua voce che dica Shalom, pace, perché i turbamenti che ci circondano sono molti, ma in te tu sei, come abbiamo cantato, il rifugio sicuro. Fa che ognuno di noi si avvicini a te ed entri in comunione con te per ricevere quell'alimentazione sovrannaturale che trasformi il nostro modo di pensare, cambi la nostra mente e il nostro cuore, ci trasformi e ci ungi con la tua presenza, con la presenza dello Spirito Santo. Ungi le nostre menti in questo giorno e fa che possiamo ascoltare, condividere la tua parola sotto l'unzione e la guida dello Spirito Santo. Interpreta tu stesso la tua parola ai nostri cuori, perché se tu la interpreti risvegli nella nostra vita anche quello che ci hai detto precedentemente, quello che ci dici mentre parli al presente e ci prospetti le cose a venire, perché tu, Signore, ci prospetti attraverso la tua parola anche i grandi eventi che stanno davanti per il grande incontro con te, per penetrare ed entrare nella tua gloria. Ma la tua gloria manifestala fin da ora nella nostra vita, perché noi siamo aperti a te. Abbassati con lo Spirito tuo Santo. Ti presentiamo, Signore, quanti fratelli e sorelle sono insieme con noi in questa ora, in tutto il raggio sotto questa grande tenda. Invitiamo lo Spirito tuo Santo che aleggi in un modo speciale
e porti rinnovamento in ogni cuore. Sgridiamo ogni forza satanica, demoniaca e diabolica che vuole ostacolare l'opera tua, ogni forza malefica che vuole intralciare e rompere la comunione di ogni cuore che ti cerca, nel nome potente di Gesù Cristo spezziamo queste forze ed invochiamo il tuo divino potere perché il tuo regno venga ed operi alla grande in ogni cuore che cerca la tua faccia e la tua presenza, che il regno della luce penetri potentemente nel regno delle tenebre sprofondi con il tuo potere qui ed ora mentre siamo nella tua presenza. Insieme ti diciamo venga il tuo regno, perché il tuo regno porta benedizione, porta potere divino, dà forza allo stanco, dà rinnovamento ai nostri cuori. Ungici con lo Spirito tuo Santo, battezzaci con lo Spirito tuo Santo ed opera, Signore, cerchiamo un'unzione speciale. Tutti così come siamo, vogliamo avvertire la tua presenza che porta benedizione al nostro essere. Guida questo insieme, che ognuno di noi, Signore, si lasci guidare dallo Spirito tuo Santo e che lo Spirito Santo guidi ogni cuore dovunque si trova, che possa essere aperto a te per permettere al tuo Santo Spirito di decodificare il messaggio in un modo chiaro ad ogni cuore. Possiamo dire: il Signore mi ha parlato. Sì, Signore, noi aspettiamo una parola da parte tua. Smantella tutto il nostro essere, riempici di te, Signore. Svuotaci delle nostre cose e riempici delle tue, perché vogliamo che la tua presenza sia forte, reale al nostro cuore e che attiri i nostri sentimenti per seguirti come piace a te. Padre Dio, te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo e nel suo nome ti ringraziamo perché sappiamo che tu fai più di quanto noi riusciamo a chiederti, perché tu sei grande, tu sei grande, tu sei grande e noi ti benediciamo. Alleluia, alleluia, alleluia. Amen, amen. Accomodatevi, era stato chiesto un canto e lo vogliamo cantare insieme. Numero 664. Gloria sia resa a te, Signore. Benedetto tu sei, Signore, alleluia. Questo canto ci dice perché siamo riuniti insieme, frate, sorelle, dice proprio perché siamo insieme. Noi non siamo insieme per caso, siamo riuniti tutti per adorare il nome del Signore. Siamo riuniti tutti per adorare il nome del Signore e perciò adoriamolo, adoriamolo, adoriamo Gesù. L'unica concentrazione che tu devi avere, noi tutti dobbiamo avere, di adorare Gesù, benedirlo, glorificarlo con tutto il cuore. Sì, non solo parole, ma chiediamo al Signore: Signore, non mi fa recita, perché noi nella nostra vita ci siamo esercitati alla recita, ci mettiamo la maschera per ogni circostanza. Davanti al Signore oggi ci vogliamo togliere la maschera e dire: Signore, ti voglio adorare con tutto il cuore. Non voglio recitare, non ti voglio dire parole vuote, non voglio fare ripetizioni artificiali. Voglio dirti col cuore: ti amo, ti adoro, vieni nella mia vita, il mio cuore è per te, da ora e sempre. Gloria al Signore. Egli accetta, non è mai troppo tardi di ricevere Gesù nel proprio cuore come il Signore e Salvatore della nostra vita. Cantiamo insieme, lodiamolo insieme. Alleluia. Siamo
la giustizia a lui, sono completo solo nel Signore. Tutta la giustizia a lui, sono completo solo nel Signore Gesù. Alziamo le nostre mani, magnificando il nome del Signore. Così alziamo le nostre mani, magnificando il nome del Signore Gesù. Alleluia. Quando ci esprimiamo in questo modo, non guardare solo come bisogna fare, fallo in prima persona. Sai, tutti quelli che si sono diretti verso il Signore Gesù nella sua missione sulla terra, sono quelli che hanno ricevuto. Ora a noi non ci servono le formule, neppure di far vedere. Ci serve che noi andiamo a Lui così, personalmente, perché se no tu guardi, fai un esame, un po' di discernimento se va bene, se non va bene, ma resti crudo come prima, resti cruda come prima. Quando cambiano le cose? Quando lo fai tu, quando tu adori il Signore, quando tu dimentichi te stesso, ti apri al Signore e dici: io voglio te e non voglio sapere niente più. Io ti voglio ora, io ti ricevo ora, io ti invoco ora. Dobbiamo essere attivi, partecipare, invocare la presenza del Signore. Siamo qui per questo, sì, ma non serve per far vedere, serve per fare. Personalmente, allora incominciamo a sentire qualcosa che cambia la nostra vita. Cantiamo un altro canto, ne avete uno? 887, sì. Numero 837. 837. Ti benediciamo, Signore, ho bisogno di te che sei. Sì, sì. Anche se ripeti, mentre noi cantiamo tutto il resto, e tu ripeti solo: ho bisogno di te, ho bisogno di te. Non ti preoccupare, il Signore ti capisce. Non è che devi seguire il ritmo per forza. Col Signore possiamo andare all'antica, proprio dire: ho bisogno di te, ho bisogno di te, ho bisogno di te. Signore, tutto il resto del canto non mi dice granché, mi dice soltanto che ho bisogno di te. Coloro che sono andati al Signore, nella parola del Signore, e sono andati diretti così, hanno ricevuto grandi risposte da Dio, perché non si sono interessati di ciò che succedeva intorno. Loro avevano un rapporto diretto con il Signore. C'è l'esempio della mamma di Samuele. Non si interessava che succedeva nel Tempio, che facevano i parenti, che facevano gli altri.
Lei spandeva il suo cuore davanti a Dio e Dio rispose alla sua domanda. Dio vuole rispondere a te nella misura che tu vai a Lui con tutto il cuore. Ho bisogno di te che sei la mia forza. Io sono senza forza, tu sei la mia forza, perciò penetra nella mia vita ed attiva quel nuovo vigore che viene da te, perché lo Spirito Santo fa proprio questo nella tua e nella mia vita. Alleluia. Alleluia. Ho bisogno di te. La mia forza, la mia forza, ho bisogno di te Signore, sei la mia forza, quando tutto mi viene contro, io sento venire dal mio profondo un canto di liberazione. Signore, in te sono vincitore. Ho bisogno di te Signore, sei la mia forza, ho bisogno di te Signore, sei la mia forza, quando riguardo il mio passato, io vedo il bene che tu mi hai dato. Ho bisogno di te che sei la mia forza, ho bisogno di te Signore, sei la mia forza, Signore, devo tante parole, che non potrei raccontare, ma una, quella che viene dal mio cuore, perdono, 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 Gesù, tu sei il mio Redentore, ho bisogno di te Signore, forza, la mia forza, ho bisogno di te Signore, sei la mia forza, la mia forza, la mia forza. Alleluia. Vogliamo cantare un bel canto di adorazione? Ci alziamo in piedi e insieme adoriamo il Signore, e nell'adorazione non dimenticare di presentare i tuoi bisogni, ma prima adora il Signore, apriti a Lui, invitalo nel tuo cuore, che Lui è poi quello che ti dà il resto. Non chiedere solo le cose che hai bisogno, anche se nella sua benignità molte volte Egli risponde. Impariamo a cercare prima Lui, la comunione con Lui, aprire il nostro cuore a Lui, e quando Lui è presente nella tua vita, che senti la sua presenza, chiedigli. Ma Gesù dice una cosa importante che noi dimentichiamo. Il Padre vostro sa quello che avete bisogno e prima che voi glielo chiedete,
lui già lo fa. Perciò allora quale deve essere il segreto del nostro modo di muoverci? Cercare prima lui, la salvezza, la comunione con lui. Quando egli è presente nella nostra vita, come per incanto, vediamo le risposte che gli ci dà. Molte volte non le abbiamo chieste certe cose, ma lui le ha fatte. Gloria al Signore. Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Chissà quanta gente c'era tra la folla che andava per curiosare, per seguire Gesù. Ma la parola del Signore dice che ad un certo punto egli incominciò ad operare e tutti nella folla venivano guariti, liberati, perché quando arriva la sua presenza, allora cambia le cose. La prima cosa dobbiamo cercare, devi, se no è un inganno. Se ti dico che tutto funziona senza il Signore, scordatelo. Funzionano quando c'è la sua presenza nella tua vita, in mezzo a noi. Perciò quello che è importante è che dobbiamo cercare prima la sua presenza, come in qualsiasi altra cosa. Se tu hai bisogno di un favore da qualcuno, vai a cercare prima la persona. Perché dovrebbe essere diverso con le cose del cielo? Dobbiamo cercare prima il Signore, aprirgli il cuore e dire: sono qua, voglio prima di tutto te nella mia vita. Sì, che tu devi occupare il posto più importante e dopo, quando sei insieme con Lui, vedrai che farà molto più di quanto tu puoi immaginare. Ci vogliamo alzare in piedi e vogliamo così adorare con un canto e poi aprigli il cuore. Invocalo con tutto il cuore e desidera ardentemente la sua presenza nella tua vita. Aprigli il cuore. Non è mai troppo tardi di dare il cuore al Signore, perché Egli ti cambia, ti trasforma mentre siamo nella sua presenza. Lo ha fatto con tanti milioni di persone. Oggi lo vuole fare con te. Ti vuole dare una dimostrazione della sua presenza, quando è potente, quando tu lo cerchi con tutto il cuore. Numero 861, numero 861. Ti vogliamo benedire, Signore, alleluia. Adoreremo alla presenza tua, lodi canteremo a te, Signore. La tua maestà di amore ci coprirà e tutti uniti insieme a te cantiamo. Alleluia. Lo vogliamo adorare con tutto il cuore. Vai, impara ad adorare il Signore, a benedirlo, a far salire dal tuo cuore la gratitudine verso di Lui, come un vapore speciale, come un profumo. Alleluia. Ti lodiamo, Signore, ti benediciamo, Signore, ti glorifichiamo, Figlio di Dio. Alleluia. Tu sei grande. Ci coprirà e tutti uniti insieme a te cantiamo. Adoreremo alla presenza tua, lodi canteremo a te, Signore. La tua maestà l'amore ci coprirà insieme a te cantiamo. Gloria.
gloria al nome tuo, tu che regni per l'eternità. Tua, lodi canteremo a te, Signore, la tua maestà d'amore ci coprirà e tutti uniti insieme a te cantiamo. Vai Spirito Santo, porta luce e potere per la gloria di Yeshua Mashiach. Rakamashanda, vai Spirito Santo, opera per la gloria tua, rilascia il tuo potere. Oh Rakamashanda, Rallakamassita, Rallakamayata. Oh, vai Spirito Santo, sì. Oh, Shaka Massanda Ralla Kamasita. Alleluia, Sanda Ralla Kamasata Ralla Kamasia. Benedetto sei. Il Signore sei. Dice in questo giorno. Benedetto sei. Io sto per ritornare. Io sto per venire. Alleluia. E voglio che tu ti arrendi a me. E da 2000 anni che io ho mandato il mio figliuolo, dice il Signore, proprio per te, perché su quella croce ha portato tutte le tue malattie, ha portato tutto di te. Ed io ti sto invitando in questo giorno a mettere da parte ogni cosa, ad aprire il tuo cuore, perché sei ancora in tempo. Non passerò molto ed io chiuderò la mia porta e non ci sarà più posto, non ci sarà più spazio, perché il peccato sta arrivando fin sotto il mio naso. Io non ne posso più, ti dice il Signore. Il peccato sta entrando dappertutto, ma la porta è ancora aperta, perché io ho compassione di te. Io voglio che tu ti arrendi a me. Accettami in questo giorno, ovunque tu ti trovi, accettami, apri il tuo cuore ed io mi farò trovare da te, perché io ti amo. Io non voglio lasciarti nelle sofferenze, perché se io ho mandato il mio figlio, l'ho mandato proprio per portare tutti i tuoi peccati, ma io sto parlando da tutti i lati, sto parlando, ma voi non state ascoltando. Invece di aprire il vostro cuore, voi vi date al peccato, voi vi date alle gioie, voi vi date a tutte le cose che non sono gradite a me. Io sto parlando anche al mio popolo, perché questo messaggio è dapprima per il mio popolo.
popolo, perché io voglio che operi di questo mondo. Ma ricordati che quando io chiuderò le porte, questi piaceri finiranno e non verrà altro che pianto e stridor di denti, e tu non potrai fare più nulla. Accettami, ritorna a me in questo giorno, popolo mio, ritorna a me, perché sei ancora in tempo a rivedere la tua posizione, e allora tu vedrai la mia gloria, e allora insieme canteremo, insieme festeggeremo nella Gerusalemme, in quel luogo bello che io ho preparato per ognuno di voi. Questo vi dice il Signore. Gloria al tuo nome, Signore, ti benediciamo. Spirito Santo di Dio, continua l'opera tua in ogni cuore. Alleluia, alleluia, alleluia. Ti lodiamo, Signore, ti lodiamo. Grazie, Signore, grazie, Signore, grazie, Signore. Ti rendiamo lode e ti ringraziamo, Signore, sì, perché tu attiri la nostra attenzione verso di te. Aiutaci a camminare insieme con te, Signore. Ora kamashanda rana kamasita. Gloriamo, Signore. Gesù Cristo è tanto grande. Ogni cosa è di tua. Gesù Cristo è tanto grande, non c'è un altro come lui, egli è il Dio dell'impossibile, ogni cosa gli può fare. Sono il tuo Dio che ti ama. Con la mia mano io ti ho formato. Abbandonerò per sempre con te, resterò. Alleluia, gloria al tuo nome, gloria sia resa a te, Signore, ti lodiamo tutti insieme, Signore.
Alleluia, alleluia, alleluia. Se c'è qualcuno che deve pregare, anche tu puoi pregare a casa tua, apriti al Signore, esprimi i tuoi bisogni davanti a Lui. Sì, prendete il microfono e facciamolo, e insieme preghiamo anche per coloro che sono insieme con noi, che hanno bisogno di un tocco divino. Li vogliamo presentare al Signore, sì, tutti insieme, che Dio possa operare in favore di ognuno che siamo nella sua presenza. Sì, sì, Signore. Padre nostro, ti ringraziamo, ti benediciamo e ti lodiamo per la grazia e il privilegio che ci hai dato questo giorno di essere alla tua presenza. E noi siamo felici, Signore, perché ogni giorno ci fai una grazia. E questa grazia, Signore, la dobbiamo solo a Gesù, il tuo figliolo, che è morto per noi sulla croce. Ha portato i nostri peccati, le nostre infermità, tutto di noi, i nostri pesi, le nostre afflizioni. E questo, se siamo oggi alla tua presenza e godiamo di questa pace, lo dobbiamo solo a Gesù. E ti ringraziamo per il grande dono ineffabile che tu hai mostrato per noi sulla croce. Anche in questo giorno ti siamo riconoscenti e grati, perché siamo alla tua presenza e possiamo godere della tua benedizione. E questa benedizione che spandi in mezzo di noi, desideriamo che anche gli altri la godano, Signore, perché è un dono meraviglioso, e noi ti diamo la gloria e la lode. Benedici le nostre vite in questo giorno, benedici il messaggio, benedici ognuno di noi, fa che le nostre menti siano aperte e il tuo spirito, Signore, possiamo intendere la tua parola, come quei discepoli sulla via di Emmaus, che tu gli hai aperto la mente e hanno inteso la tua parola. Signore, apri le menti di quanti ascoltano in questo giorno, perché possiamo veramente, ancora che ci dai il tempo, di poterle intendere. Signore, ravvedi il tuo popolo, converti il tuo popolo, convertici a te, tienici pronti per quel giorno meraviglioso che tu presto ritornerai. Adesso vediamo come in uno specchio, Signore, la grande gioia che un giorno avremo nel cielo. Perciò, Signore, vogliamo appressarci a questo evento meraviglioso. Signore, grande sei tu, ti diamo la gloria e la lode. Benedici la tua parola, Signore, ed aiutaci ad andare avanti di valore in valore. E quanti, Signore, in questo giorno sono davanti a te con i loro bisogni, li presentiamo a te uno per uno, e risponda ad ogni preghiera sincera che ti viene fatta. Grazie, Signore, non meritiamo niente, ma per amore e per i meriti di Gesù ti chiediamo questo, e ti diamo la gloria, la lode, l'onore, la magnificenza. Amen. Alla mantaca. Ti benediciamo, Signore, ti lodiamo, innalziamo la lode verso di te, Signore, ti vogliamo glorificare perché tu sei grande, tu sei speciale, Signore, alleluia. Gloria al Signore. Se c'è qualcun altro, man mano si prepari, perché lo Spirito Santo ci dà dei suggerimenti, dà l'input, e poi dobbiamo noi consultarci con Lui per aderire ed essere obbedienti. Sì, tu apri la tua bocca e Lui te la riempie, e vedi poi le grandi opere che Egli fa attraverso la parola che trasporta la presenza dello Spirito Santo, dove il cuore tuo lo dirige, perché lo Spirito Santo si muove quando noi gli indirizziamo cosa deve compiere nella nostra vita. Egli è sempre presente per operare. Alleluia, alleluia, alleluia. Ti benediciamo, Signore. Lode e gloria al tuo nome. Penso a quel che ha fatto con amore per me. Ti han tradito con un bacio, ti han ferito ed umiliato. E a volte piango quando penso a quel che hai fatto con amore per me. Sei andato sulla croce, non ti sei tirato indietro. Che amore è, che amore è.
quello che tu, quello che tu hai per me, che amore in me, che amore in me, quello che tu hai per me. Io gioisco quando penso a quel che hai fatto con amore per me. Ti han tradito con un bacio, ti han ferito ed umiliato. E a volte piango quando penso a quel che ha fatto un amore per me. Sei andato sulla croce, non ti sei tirato indietro. Che amore è? Amore è quello che tu, quello che tu hai per me, che amore è. Lode e gloria a te, Signore, alleluia. Ti benediciamo, Signore, alleluia. Amen. Accomodatevi. Vogliamo cantare un bel canto di testimonianza e poi, se c'è qualcuno che ha qualcosa da parte del Signore, fratelli, sorelle. Numero? 717. 717. 717. Benedetto tu sei, Signore. Mi sono deciso di seguire Cristo e abbiamo detto prima, non è mai troppo tardi di prendere una decisione. La puoi prendere oggi, così ti lascia un bel ricordo. Puoi ricordare nel tempo, io il giorno di Pasqua, nell'anno 2019, ho fatto entrare Gesù Cristo nella mia vita. Un ricordo preciso, perfetto. Mentre festeggiavamo che Gesù Cristo era risorto, io gli ho aperto il mio cuore. Ho detto vieni nel mio cuore. Mi sono deciso di riceverlo nella mia vita come personale salvatore. È facile, gli chiedi perdono di avere sbagliato tanti anni, invochi la sua presenza nella tua vita, gli apri il tuo cuore, invochi il suo sangue che ti purifichi ed egli entra per lo Spirito Santo nella tua vita e cominci un cammino nuovo insieme con lui. Dai, oggi è una buona giornata per te, un bel ricordo che non lo dimenticherai mai più. Alleluia, dai il tuo cuore al Signore. Mi sono deciso di seguire Cristo, mi sono deciso di seguire Cristo. Il mondo lascio, la croce prendo. Se nessuno viene con me, ancora lo seguirò. Gloria al Signore. Prendi questa decisione oggi, vedrai che il Signore ti benedirà in un modo speciale. Gloria al Signore. Seguire Cristo,
sono deciso di seguire Cristo, indietro non tornerò. Lascio la croce, prendo il mondo, lascio la croce, prendo il mondo, lascio la croce, prendo. Alzati in piedi anche tu e lo canti con tutto il cuore. Alza la tua mano e di: mi sono deciso, oggi riconfermo. Ti sei decisa forse tanti anni fa, oggi lo riconfermi. Mi sono deciso, mi sono decisa di seguire Cristo. Vai, prendi questa decisione. Alza la tua mano e tutti insieme diciamo: mi sono deciso di... Non ti vergognare, Gesù non si è vergognato di andare sulla croce per te. Sì, sì, oggi vai, digli con tutto il cuore, cantalo con tutto il cuore, alza la tua mano verso di Lui. Signore, oggi mi sono deciso, oggi voglio ripetere, oggi voglio rinnovare il mio patto con te, oggi decido ancora una volta di seguire te, Signore. Sì, 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 sì. Sì, sì, Signore, accetta ogni cuore che viene a te. Sì, Signore, fai sentire il tocco della tua approvazione. Fai sentire il tocco della tua presenza. Fai sentire la tua approvazione. Manda il tuo santo fuoco in ogni cuore per confermare che tu ricevi il nostro cuore come un sacrificio vivente. Alleluia. Alleluia, sì Signore. Alza la tua mano verso di Lui. Non ti vergognare, Gesù non si è vergognato di te. Oggi decidi con tutto il cuore. Oggi, Signore, decido di servirti. Alleluia. Mi sono deciso. Vai, diglielo col cuore. Diglielo col cuore, alleluia. Sì, diglielo col cuore, non ti preoccupare. Stai in buone mani, non ti preoccupare. Vai col cuore. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Stai in buone mani, non ti preoccupare. È una decisione speciale. Vai tranquillo, vai. Decidi di seguire il Signore. Alza la tua mano, innalza il tuo cuore. Vai col cuore. Alleluia. Alleluia. Gloria a te, Signore. Alleluia, grazie, Signore. Sì, Signore, alza la tua mano, alza il tuo cuore. Sì, decidilo, è una decisione. Alleluia, gloria a te, Signore. Sì, anche da solo, vai tranquillo. Gloria a te, Signore, alleluia. Gloria al tuo nome, Signore, alleluia. Grazie, Signore, sì. Alleluia, sì, Signore, alleluia. Alleluia, sì, Signore, accetta questa decisione. Vai Spirito Santo, conferma, alleluia. Sì Signore, alleluia. Alza la tua mano, gridalo col cuore, alleluia. Alleluia. Il mondo lascio, la croce prendo. Alleluia. Il
mondo lascio. Sì, Signore. Alleluia. Lo lascio. Gloria a te, Signore. Alleluia, grazie Signore, alleluia. Se nessun vien con me, accorro se. Alleluia, grazie Signore. Se nessun vien con me, alleluia. Seguirò. Alleluia. Se nessun vien con me, accorro se. Alleluia. Indietro non tornerò. Alleluia, grazie Signore. Alleluia. Ancora lo seguirò. Alleluia. Se nessun viene. Sì, Signore. Sì, Signore. Sì, Signore. Sì, Signore. Se nessun viene con me. Sì, Signore. Ancora lo seguirò. Sì, Signore. Indietro no, non tornerò. Alleluia. Alleluia. Indietro no, non tornerò. Alleluia. Grazie, Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Accomodatevi, auguri per questa decisione. Dio ti benedirà per certo, perché nelle difficoltà, in qualsiasi momento, ti troverai sempre solo Gesù vicino a te. Ti assicuro, puoi stare tranquillo, sempre Lui ti troverai. Quanto più bisogno hai, e più ti trovi sempre solo con Lui. E gloria a Dio, grazie a Dio per questa decisione che hai preso. Il Signore ne tiene conto e non mancherà di darti l'aiuto necessario per perseverare fino alla fine. Gloria al Signore. Lui ha detto che sono con te fino alla fine dell'età presente, fino all'ultimo alito della tua vita. È sempre Lui vicino. Se c'è qualcuno che ha qualcosa da parte del Signore, fratelli, sorelle, facciamolo subito. Quando diciamo fratelli, fratelli non sono tanti, anche con Gesù c'erano più donne che lo seguivano che uomini. È stato sempre così, meno male che il Signore ci ha messo le donne. Alleluia, così almeno ci aiutiamo a vicenda. C'è qualcuno che ha qualcosa da parte del Signore? Dategli il microfono. A Dio sia la gloria, essendo nel cuore, quando ha messo il Signore nel mio cuore in questo momento, di ringraziarlo, di benedirlo, perché il desiderio del suo cuore questa mattina è quello di vederci felici, di vedere te che gioisci alla sua presenza. Forse il nemico ti sta accusando che tu hai sbagliato, che sei nell'errore e non puoi più sentire la sua presenza. Questo è quello che il nemico sta facendo nella tua mente, vuole smantellare quando il Signore vuole darti a te ancora questa mattina, perché Lui ti vuole benedire, ti vuole liberare dove sei caduto. L'avversario ti fa vedere dove tu sei caduto e ti accusa. Tu sei caduto e di lì non puoi più alzarti, perché il Signore non ti ama più, perché tu hai sbagliato. Questa è la voce dell'avversario facendo smentire l'amore del Signore che è ancora per te questa mattina. Ma l'amore del Signore grida a te con tutto il cuore che ti vuole benedire, ti vuole liberare. Non guarda il tuo errore, non guarda il tuo sbaglio, non guarda quante volte sei venuto meno, non guarda chi ancora questa mattina sei caduto, ma guarda con amore sta guardando te come una madre guarda il figlio che è caduto e cerca di aiutarlo, cerca di sostenerlo dove è caduto. Così ancora questa mattina fa il Signore con te, ti vuole aiutare, ti vuole benedire e vuole darti la mano ad alzarti da dove sei caduto, perché vuole vedere la tua felicità, vuole vedere che tu continui a gioire e vuole di nuovo rivedere il sorriso nella tua bocca. Che Dio ti benedica. Grazie al Signore. C'è qualcun altro? Grazie. Sentiamoci liberi. Egli non ci dà solo la pace e la gioia. Egli ci porta una liberazione completa, ci libera dalle forze delle tenebre, dalle forze dell'avversario che siamo restati imprigionati per anni,
e gli fa una grande liberazione. Poi la pace e la gioia è il risultato, ma è la più grande cosa che egli fa, è che egli scende e spezza le catene del male nella nostra vita, dà un taglio netto a tutte quelle forze che si erano radicate nella nostra vita, sradica ogni cosa e comincia a mettere una vita nuova, sì, di natura spirituale, e questo rinnovamento spirituale man mano porta un cambiamento generale nella nostra vita e si proietta fin nell'eternità. Se non c'è nessuno, passiamo alla parola del Signore. Questa mattina c'è un grande festeggiamento in giro, colombe senza fine, agnelli non ne parliamo, e diciamo grazie a Dio per queste feste, ma la festa più grande è quella che Gesù è risuscitato, ma non solo, egli è la risurrezione. La differenza è enorme, la sola risurrezione di Cristo non è solo quella. Egli è la risurrezione che nella sua parola, insieme questa mattina, alcuni versi che leggiamo, scopriamo quanto è più grande la risurrezione. Egli è la risurrezione e la vita, non è solo il risorto Signore, ma è la risurrezione. Dio ci deve aiutare a comprendere. Guardiamolo insieme nella parola del Signore, così abbiamo un quadro chiaro e ci rendiamo conto la grande opera che egli ha fatto in nostro favore. Leggiamo insieme in 1 Pietro capitolo 2 verso 21, attraverso un cunicolo potremmo dire, attraverso un qualcosa che è costato, egli ha prodotto questo grande dono della risurrezione. 1 Pietro 2 21. Gloria al Signore. Perché a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha patito per voi, lasciandovi un esempio, onde seguiate le sue orme. In questo giorno, in questo periodo, tra film di crocifissione più cruenti, meno cruenti, quali riusciamo a vederli, quali sono di un'esagerazione, la verità è una, che Cristo, per compiere la volontà di Dio e per poter salvare noi, ha lasciato un esempio ben chiaro e visibile che nessuno di noi può dire io non sapevo niente. Perché dovunque ci muoviamo, anche queste feste, se sono diventate più pagane che cristiane, perché in realtà non è sta grande festa che le persone ringraziano Dio e fanno un giorno di digiuno, due giorni di digiuno per ringraziare Dio. Ci buttiamo nella mischia e pensiamo che il tutto sia un correre a monte e a valle, un'esercitazione di movimenti, di darci la mano, auguri, e abbiamo chiuso tutto, no. È qualcosa di molto più profondo, che il Signore ci ha chiamati, ed per portarci a questo livello superiore, egli ha patito, ha sofferto, per farci avere un modo di vita diversa, alimentata dallo Spirito Santo nella nostra vita. Perché a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha patito per voi, lasciandovi un esempio, onde seguiate le sue orme. Guardiamo insieme, egli Cristo morì per noi, giustamente lasciandoci un esempio, ma per riprodurre in noi una vita nuova. Guardiamo insieme in Giovanni capitolo 16 verso 7. È in virtù di questa opera di Cristo che ha trasferito nella nostra vita
una linfa vitale perpetua, continua, che ci alimenta. Giovanni, verso 16, capitolo 16, verso 7. Pure io vi dico la verità, egli vi è utile che io me ne vada, perché se non me ne vo, non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vo, io ve lo manderò. Ebbene, non fermiamoci a questo verso. Guardiamo cosa sprofonda nella nostra vita in virtù di questo sacrificio di Cristo. Leggiamo il prossimo verso. Signore. 16:8. E quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Guardiamo pure il verso 9. Quando al peccato, perché non credono in me. Poi andiamo avanti ancora. Quando alla giustizia, perché me ne vo al Padre e non mi vedrete più. Quando al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Ho detto prima che egli non è venuto solo per darci la pace e la gioia, ma egli è venuto per sconfiggere il principe di questo mondo, Satana con tutti i suoi. Egli è venuto, li ha sconfitti. Il nemico cerca di tessere ogni giorno delle trappole intorno a noi, perché nella sua falsità sa che il tempo è breve, ma è stato già abbattuto per mezzo della risurrezione di Cristo. Alleluia. Che questa vita nuova dello Spirito nella nostra vita ci fa avere comunione con Dio, e la sua parola ci dichiara che nell'opera che Egli ha fatto in nostro favore ci dà questa nuova vita, questa alimentazione attraverso lo Spirito Santo, e ci dà vittoria, perché insieme a tutto questo Egli ha giudicato il principe di questo mondo. Benedetto sia il Signore. Guardiamo in 1 Pietro 2:22. Egli non commise peccato e nella cui bocca non fu trovata alcuna frode. Guardiamo nel verso 23. Che oltraggiato non rendeva gli oltraggi, che soffrendo non minacciava, ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. Ecco, questo è il quadro che noi stiamo vedendo nella crocifissione. Già detto dal profeta Isaia nel capitolo 53 che doveva così essere, per dare a noi questa nuova vita. E non solo, ma egli è non soltanto risorto, ma è la risurrezione. Leggiamolo insieme, in Giovanni capitolo 11, verso 25. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muoia, vivrà. Nel Vangelo di Giovanni Gesù ha detto per 7 volte io sono, che si riferisce a quell'io sono che apparve a Mosè nel deserto, Dio che gli disse io sono. Gesù venuto in carne dichiara di essere quel Dio che si manifestò a Mosè, l'io sono. Quando egli dice io sono la risurrezione, e gli dice io sono la vita, io sono la via, io sono il pane, io sono l'acqua, tutto quello che noi abbiamo bisogno è in Lui, per mezzo di Lui, la risurrezione e la vita. Io sono la risurrezione e la vita, e non è solo il risorto Signore. Guardiamo nel capitolo 5, verso 21, egli dichiara, difatti, come il Padre risuscita i morti e li vivifica, così anche il Figliuolo vivifica chi vuole. Allora
benedetto Dio per la risurrezione di Cristo, ma c'è di più. Lui è la risurrezione che risuscita i morti, spiritualmente e fisicamente. Egli è colui che ci risuscita, dandoci la nuova vita. Se noi credenti siamo nati di nuovo, è perché Egli ci ha risuscitati. Noi eravamo morti nei falli e nei peccati, eravamo separati da Dio, si era formata una separazione ed eravamo separati da Dio. Lui ci ha risuscitati, ha riportato attraverso il soffio della vita, della nuova nascita, ci ha risuscitati. Guardiamo in Efesini, capitolo 2, verso 1. Non è solo il risorto Signore, è in virtù di colui che Egli è, la risurrezione, che ha il potere, ha avuto il potere di risuscitare noi che siamo nati di nuovo e voi pure ha vivificati. Egli ci ha portato vita nuova, voi che eravate morti, cioè eravamo separati da Dio, nei vostri falli e nei vostri peccati. Gesù Cristo non è solo il risorto Signore oggi, Egli è la risurrezione che quanti credenti ci siamo, nati di nuovo, Egli ci ha risuscitati già. Primo passo. Che siamo separati dai viventi spiritualmente, eravamo separati spiritualmente dai viventi, morti nelle colpe e nei peccati, un atto immediato per un atto di fede in Lui. Ora Egli ci ha risuscitati. Noi ci diciamo, auguri, Gesù è risuscitato. Noi credenti nati di nuovo, ci dobbiamo dare non gli auguri che Gesù Cristo è risuscitato solamente. Dobbiamo incoraggiarci a dire di restare vivi nel cammino nuovo che ha messo nella nostra vita. Sì, perché per i credenti nati di nuovo, questo non è un ricordo che chissà che cosa dice, perché il credente nato di nuovo cammina 365 giorni e 4 ore all'anno con il Signore risorto. Perché diversamente, se no, la vita spirituale è spenta. Perché Lui è la sorgente, Lui è la risurrezione, una volta che ci ha risuscitati in Cristo, viviamo una vita nuova con un rapporto continuo alimentato dallo Spirito Santo, come abbiamo letto nel Vangelo di Giovanni. Per un atto di fede in Lui, ora ci ha tirati fuori, dandoci una nuova vita che la possiamo chiamare nuova nascita, nuova vita. La festa è ancora più grande, perché non è solo la Pasqua che è coincisa con il passare qua, Pasqua, quando fu stabilita per mezzo della uccisione dell'agnello e del sangue sulla porta, ma la Pasqua è un bel messaggio. E dice Dio che dice passa qua, Pasqua, passa dalla mia parte. Quando noi passiamo dalla sua parte, entriamo in questa nuova vita che è prodotta dallo Spirito di Dio. Più grande di non solo Pasqua, ma Egli è il primogenito dei risorti, perché essendo la risurrezione, Egli è risorto, ma è il primogenito di quanti, Egli ne deve risorgere ancora. Leggiamo insieme in Colossesi, capitolo 1, verso 18. Ed Egli è il capo del corpo, cioè la Chiesa, Egli è il principio, il primogenito dai morti,
In sé ha il potere non soltanto di essere risuscitato, ma è il primogenito di tutti quelli che egli risuscita e ha risuscitato spiritualmente attraverso la nuova nascita e di tutti quelli che dovranno risuscitare per il futuro. Egli è la risurrezione, il primogenito dai morti, onde in ogni cosa abbia il primato. Il primo risuscitato con un corpo glorificato. Egli è la risurrezione. Guardiamo in 1 Corinzi capitolo 15, verso 20 che ci aiuta. Ma ora Cristo è risuscitato dai morti e non si ferma lì. Egli è la primizia di quelli che dormono, cioè il grosso ancora deve venire. Egli ci ha risuscitati attraverso il soffio vitale della nuova vita in Cristo, risurrezione spirituale, nuova nascita. Ma essendo la primizia, egli è colui che risusciterà tutti noi ancora. Gloria al Signore. Guardiamolo nel verso 23. Ma ciascuno nel suo proprio ordine. Cristo la primizia, poi Cristo essendo la risurrezione, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta. Comprendiamo bene che vuol dire allora. Cristo non è solo il risorto Signore, ma è la risurrezione. Perché è Lui, il suo potere, che quelli che siamo di Cristo, alla sua venuta, tutti saremo risuscitati. È un potere straordinario. Gloria al Signore. Non solo, e tutti quelli che muoiono nel Signore, Lui è colui che fa risorgere tutti quelli che si addormentano nel Signore. Guardiamolo insieme in Apocalisse capitolo 14, verso 13. E udii una voce dal cielo che diceva: scrivi, beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essendo che si riposano dalle loro fatiche, poiché le loro opere li seguono. Tutti coloro che sono, che muoiono nel Signore Gesù, è la risurrezione. Non è solo il risorto Signore, Egli è la risurrezione. Perché quando ci sarà la risurrezione di tutti, chi è che ci fa risorgere? È il potere del nostro grande Signore Gesù Cristo. Alleluia. Abbiamo molto di che dare gli auguri per quello che il Signore è, per quello che il Signore ha in mente di fare e come lo posiziona nel tempo, dichiarandoci che alcuni siamo risuscitati dai nostri falli e nei nostri peccati che eravamo morti. Lui primo con un corpo glorificato, poi alla sua venuta Lui continuerà a fare in ordine, così come abbiamo letto nel capitolo, nel verso precedente, ma ciascuno al suo turno, Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta. Cristo è risuscitato, ma Cristo è la risurrezione che risuscita noi oggi spiritualmente e risuscita corporalmente e spiritualmente al momento opportuno. Egli ha un potere straordinario, non solo, che Egli è diventato attraverso questa opera che ha fatto e che noi sembra un'opera grande, ma Egli ha fatto un'opera ancora più grande. Nella parola del Signore dice che attraverso questo modo di fare nel progetto divino, nel capitolo 5 degli Ebrei, nel verso 9 dice che è diventato autore della nostra salvezza.
ed essendo stato reso perfetto, in virtù dell'ubbidienza che abbiamo letto nell'epistola di Pietro, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di una salvezza eterna. Gesù è il risorto Signore, è la risurrezione, è Lui stesso autore della nostra salvezza quando ci ha salvati 2000 anni fa, quando ci ha salvati che lo abbiamo ricevuto nella nostra vita, perché la salvezza si sviluppa in 3 tempi. Egli ci ha salvati 2000 anni fa. Siamo stati salvati nel momento che lo abbiamo ricevuto come nostro personale salvatore e saremo salvati se perseveriamo fino alla fine. Egli è autore di questa grande salvezza, autore di una salvezza eterna. Essendo da Dio proclamato sommo sacerdote, che vuol dire mediatore fra Dio e gli uomini e fra gli uomini e Dio, secondo l'ordine di Melchisedec. Non è solo il risorto Signore, Egli è la risurrezione, dove il suo potere dà vita nuova a ciascuno di noi. Ogni volta che noi andiamo a Lui, ogni volta che noi ci muoviamo verso di Lui, per lo Spirito Santo Egli attiva questa nuova nascita, per lo Spirito Santo Egli ci guida, per lo Spirito Santo ci conduce, per il suo Santo Spirito ci fa risorgere, perché Egli viene a noi non più nella persona fisica di Gesù di Nazaret, ma attraverso il potere dello Spirito Santo, che opera ogni volta che noi apriamo il nostro cuore a Lui. Salvezza perfetta, Redentore perfetto, sacrificio perfetto, perché Egli è stato ubbidiente in tutto per completare questa salvezza, il nostro favore, che ogni giorno, attraverso ogni occasione, Egli ci propone questa salvezza eterna in Lui, gratuitamente, perché il prezzo lo ha pagato Lui. Infatti, se oggi noi tutti festeggiamo la Pasqua, e questo è stato il prezzo pagato da Lui per noi, che è risorto, ma Egli è la risurrezione che vuole risorgere, vuole far risorgere la nostra vita spirituale e continuare fino alla fine, perché la salvezza che Egli ha prodotto è una salvezza eterna, non è qualcosa momentanea, essendo da Dio proclamato di essere unico mediatore, unico salvatore, unico nome sotto il cielo che è stato dato agli uomini, come dice negli Atti degli Apostoli, capitolo 4, verso 12. E in nessun altro è la salvezza, perché l'autore di questa grande salvezza è Gesù, il risorto Signore, poiché non vi è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Ogni volta che puoi e ti viene in mente e in qualsiasi momento ti dirigi verso di Lui, trovi sempre salvezza, salvezza, vita nuova, risurrezione, cambiamento radicale, perché Egli è stato autorizzato da Dio. Non dimenticare questo. Forse non hai fatto in tempo di dare il tuo cuore al Signore, daglielo subito. Ma se per caso non lo senti in questo momento e lungo il cammino ti viene in mente, sappi che Gesù è l'unico nome sotto il cielo, in qualsiasi momento tu vai a Lui, trovi la porta aperta. Lo vogliamo ringraziare insieme, ci vogliamo alzare? Signore, noi ti ringraziamo per questa grande opera, perché sei l'unico sotto il cielo e nell'universo
che hai completato una salvezza eterna per ognuno di noi. Noi, Signore, ti vogliamo dire grazie, grazie, grazie. Guida le nostre menti e i nostri cuori e anche la decisione che abbiamo preso di seguire te, Signore. Non vogliamo venire meno, perché se noi sosteniamo ogni giorno questa nostra parte, tu sei fedele per fare la tua parte. E tutti insieme ti vogliamo dire grazie, grazie, grazie. Per Gesù Cristo. Amen. 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 Dio ti benedica, pace, ci vediamo domani mattina, Dio piacendo, alle 10:30 per la solita visita pastorale, e pace pure a voi, Dio vi benedica.